Benvenuti su Antenna Sud, benvenuti a Chiacchiere Lettere, un appuntamento ormai tanto atteso per parlarvi a Chiacchiere Lettere di quelle che sono le problematiche, le proposte della nostra comunità, del nostro Salento e anche per parlarvi di politica, riflettori accesi sulle amministrative in 28 comuni della provincia di Lecce e anche nel capoluogo salentino. Ed oggi abbiamo un esponente della politica locale, un assessore uscente del comune di Lecce, l'assessore alla mobilità, l'assessore Marco De Matteis. Grazie mille, assessore, per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, grazie a lei dottoressa Carrozzo per l'invito, è sempre un piacere. Piacere nostro averla qui, assessore. Partiamo subito con delle domande, ma io adesso mi presterò la mia bocca al volere dei cittadini. Lei già se l'aspetta, perché è un uomo che non ha mai smesso di essere cittadino, quindi ha continuato a vivere la città, oltre che a viverla da politico all'interno del palazzo di città. E quindi lei può sapere qual è la prima domanda. Lei sarà ricordato come l'uomo delle piste ciclabili. Perché ha creduto così fortemente nel progetto delle piste ciclabili ed è un progetto che le rifarebbe? Devo dire che mi coglie impreparato, una domanda che non mi aspettavo Assolutamente così no. all'esordio. Ma innanzitutto essere ricordato per qualcosa, per chi fa politica, è la sensazione più bella. La scelta la rifarei nella misura in cui io sono nuovamente candidato con una coalizione, con l'intera coalizione che punta al progresso, quindi punta a una mobilità sostenibile e noi abbiamo nel programma appunto l'incentivazione di una mobilità alternativa e sostenibile e quindi assolutamente sì, sposo pienamente il progetto, sono stato l'esecutore in qualità di assessore delegato, ma quello che abbiamo portato avanti era la nostra idea di città che abbiamo sottoposto al voto nel 2019 e che riproporremo con il claim avanti perché appunto abbiamo la voglia e la forza di continuare. Assessore, erano tutte necessarie le piste ciclabili che avete realizzato o qualcuna forse è stata un po' azzardata? Parliamo anche di alcune piste che magari hanno ristretto effettivamente la carreggiata cittadina, forse ostacolando a quello che dicono i cittadini, ma anche noi che la viviamo, no? Alle volte la fruibilità dei mezzi. Sì, la ciclabilità è sicuramente un'infrastruttura che dà sicurezza ai nostri concittadini che le percorrono in bicicletta, ma non solo, anche a chi le percorre con i supporti di mobilità. È un pochettino la funzione che assolvono i marciapiedi, anche i marciapiedi, lo diciamo spesso, sottraggono dello spazio alla carreggiata, ma questa è una città che è stata costruita negli anni sottraendo sempre dello spazio alla collettività. Abbiamo avuto sempre dei marciapiedi molto piccoli, al minimo sindacale. Su questi marciapiedi abbiamo messo delle alberature, creando non poche difficoltà anche ai residenti che abitavano ai primi piani, ponendo la segnaletica stradale, gli impianti semaforici. Allora noi immaginiamo una città diversa che possa avere degli spazi e un consumo del suolo pubblico in maniera differente. Per quanto riguarda i progetti, noi abbiamo fatto dei progetti che mettevano in connessione, e continueremo, i quartieri con il centro. Abbiamo un esempio, quello più azzeccato, ma per il semplice fatto che è stato completato, è quello che collega lo stadio, il quartiere stadio, con la villa comunale. È un percorso di circa 4 km e che consente ai nostri concittadini di poter arrivare in centro in totale sicurezza. Ed è uno schema che noi vogliamo replicare anche per altri quartieri e soprattutto collegare la rete universitaria a tutti i plessi universitari grazie a un finanziamento ministeriale che abbiamo ricevuto a pioggia direttamente dal Ministero per le città universitarie e io credo che nessuna amministrazione di nessun colore avrebbe rifiutato 4 milioni di euro per garantire a Lecce città universitaria un collegamento ciclabile sicuro ed efficace. Lei nei giorni scorsi ha scritto sulle sue pagine Facebook che utilizza moltissimo per comunicare con i cittadini, non soltanto anche per chiarezza e per onestà intellettuale, mi piace sottolinearlo, non lo fa soltanto nel periodo di campagna elettorale, l'ha fatto in tutti questi anni
nei quali ha ricoperto il ruolo di assessore, ha sempre avuto un rapporto costante con i cittadini, anche rendendoli partecipi delle problematiche quotidiane, anche rendendoli partecipi della sua vita quotidiana. Lei spesso ha pubblicato anche video e foto di lei che utilizzava regolarmente i mezzi pubblici con i suoi figli. Quindi anche in questo momento di campagna elettorale, perché lei vuole continuare a portare avanti quello che è il suo lavoro, la utilizza e nei giorni scorsi ha scritto un post lungo, ho preso soltanto un pezzo perché è quello che mi piacerebbe che lei spiegasse ai nostri telespettatori. La nostra amministrazione non dispone della città a proprio piacimento, scrive, non fa provvedimenti improvvisi per esigenze elettorali. A chi faceva riferimento? A qualcuno in particolare? Parlava degli stalli riders. Sì, in quel post facevo riferimento appunto a un provvedimento che avevamo adottato la settimana prima, ma che la candidata sindaco del centrodestra rilanciava come se fosse avvenuto a posteriori dopo un suo incontro. Tra l'altro io incontrerò alle 4:30 una delegazione dei riders che avevo già incontrato durante le festività di Sant'Oronzo e quindi ci tenevo a rimarcare come noi siamo stati sempre in contatto con la cittadinanza, sempre in ascolto con le associazioni di categoria, con i rappresentanti. A volte le istanze sono state accolte, altre volte no. A volte abbiamo anche spiegato come alcune azioni potessero danneggiare anche altri lavoratori e quindi che bisognava fare una sintesi. Io ho utilizzato molto gli strumenti del social perché lo ritengo uno strumento che al giorno d'oggi non possa non essere utilizzato anche per rendicontare questa esperienza ai nostri datori di lavoro, che sono i nostri concittadini. Quindi a me è piaciuto utilizzare questo strumento per informare puntualmente su quello che facevamo, accogliere anche delle segnalazioni, delle esigenze, delle istanze. E devo dire che ho avuto anche un riscontro abbastanza piacevole da parte dei cittadini che hanno apprezzato questo mio modo di pormi, ecco, verso loro. Noi siamo al momento in diretta, oltre che in TV su Antenna Sud, come sapete, sul canale 14 del vostro televisore a livello interregionale, quindi Puglia e Basilicata, anche in streaming sul sito Antenna Sud e sulla pagina Facebook. E quindi i nostri telespettatori che ci stanno seguendo incominciano a scrivere qualche domanda. È arrivata una pagina, proprio sulla pagina, un messaggio sulla pagina Antenna Sud che le leggo, così se credi sia il caso possiamo rispondere. Strade ristrette per le ciclabili. La gente che è costretta a muoversi in auto per lavorare si trova così molto spesso imbottigliata nel traffico. Il traffico in tilt genera smog, per non parlare del fatto che in alcune strade anche le ambulanze non hanno spazio sufficiente per passare. In cosa avete sbagliato? Avete preso male le misure o pensate che Lecce debba essere solo per i leccesi giovani e in forma? Ma io penso che il lavoro portato avanti sia per una città, come viene definita spesso, a misura di bambino, una città a misura di bambino è una città a misura di tutti. I progetti che noi abbiamo approvato hanno chiaramente rispettato tutti i parametri del codice della strada, perché il tema dei mezzi di soccorso è stato molto spesso ricorrente. Io ho fatto degli esempi su alcune strade, ma penso a tutte le arterie di Piazza Mazzini, che sono delle strade con una larghezza di 3,50 m, che è quello che il codice della strada consente per una corsia di marcia. Ma penso anche a volte alla via San Cesario, che è la strada di ingresso in città, che viene dall'ospedale, ed è una strada che è un esempio lampante di quella che la nostra abitudine consolidata accetta, cioè una strada di 3,50 m con la sosta sul lato sinistro, e i mezzi di soccorso entrano in città, e io lancio sempre questa provocazione, ma se dovessimo togliere quella fila di parcheggi e lo stesso spazio occuparlo con una pista ciclabile, staremmo creando dei disagi o staremmo dando un'opportunità a qualcuno di muoversi in sicurezza e di provare a scegliere un mezzo alternativo, perché un mezzo alternativo è sempre una macchina in meno, ecco perché noi spingiamo molto su questo tema, e libera spazio per chi ha la necessità di muoversi in auto. Noi non immaginiamo di diventare Amsterdam, una città dove si percorre l'80% dei cittadini si muovono in bicicletta, ma
ma pensiamo che ci si possa avvicinare a città molto più all'avanguardia di noi, che consentono di liberare dello spazio per chi ha una necessità estrema di muoversi in automobile. Dobbiamo fare tutti dei piccoli sacrifici, non lo chiediamo a tutta la cittadinanza, ma a chi lo può fare sicuramente ci sono delle valide alternative da provare. Però se togliamo, secondo il suo ragionamento, se togliamo i parcheggi per dare un'opportunità a chi va in bicicletta, chi poi ha necessità di prendere l'auto, dove la parcheggia? È un gatto che si morde la coda? Chiaramente ho estremizzato il concetto su un esempio, ho estremizzato il concetto, ma è chiaro che la città ha un alto tasso di motorizzazione, no? E quindi 70 auto ogni 100 abitanti, con tutti gli accessi che noi abbiamo giornalieri anche dalla provincia, è chiaro che bisogna lavorare su vari fronti. Credo che affronteremo anche il tema dei parcheggi e non anticipo nulla rispetto alla sua domanda. Andiamo su quello, assessore, tanto non abbiamo nulla di programmato. Sì. Affrontiamo il tema dei parcheggi, un altro tema caldo. Ovviamente voi avete una programmazione e la città, i cittadini hanno delle richieste. Qual è la vostra visione nel merito? Allora, noi abbiamo innanzitutto, con la nostra azione politica, abbiamo dato la chiara dimostrazione anche agli investitori privati della necessità di poter investire sul territorio con la realizzazione di parcheggi. Non facciamo sicuramente segreto che il parcheggio ex Enel, che è stato per lunghi anni sponsorizzato dalle varie amministrazioni che si sono susseguite, ha aperto sotto l'amministrazione Salvemini. Quindi questa è la prima amministrazione che ha realizzato 650 parcheggi, ha accompagnato anche un investitore privato all'apertura di questo parcheggio. Abbiamo sbloccato la caserma ex Massa, perché oggi ragioniamo sui due parcheggi, cinque parcheggi tolti da una pista ciclabile, ma nessuno ricorda come l'ex Mercato dei Fiori abbia sottratto centinaia di parcheggi già da decenni, e il commercio, per grazia di Dio, non è assolutamente crollato. Noi abbiamo sbloccato quella situazione, sono iniziati i lavori che molto probabilmente, secondo cronoprogramma, verranno consegnati per l'inizio del 2025, e come programmazione futura abbiamo ricevuto un finanziamento molto importante per la realizzazione di un'autostazione che vedrà la luce nei prossimi anni, con la realizzazione di 1000 parcheggi più l'autostazione per i bus extraurbani, e sarà in piazza Carmelo Bene, ex Foro Boario. Quindi sull'asse centrale che va dall'ingresso da nord Brindisi fino al centro cittadino, al mercato ex Mercato dei Fiori Caserma Massa, noi avremo una disponibilità nei prossimi anni di 2000 parcheggi, senza contare il ribaltamento della stazione, che anche lì sono in corso i lavori per la realizzazione di circa 350-400 parcheggi, e domani mattina inizieremo a dare per la prima volta dignità al parcheggio di Sette Lacquare, che viene menzionato da decenni, però non è stato mai utilizzato realmente per quello che è il suo scopo. Noi abbiamo istituito una linea, la R5, che ha una frequenza abbastanza interessante ogni 20 minuti, lo attrezzeremo con segnaletica, i lavori partiranno, come ho già detto, domani mattina, saranno circa 360-370 posti auto, collegato con pista ciclabile, collegato con il trasporto pubblico, collegato con bike sharing in postazione fissa o in float sharing con tutti gli altri mezzi di micromobilità, quindi sarà un'opportunità in più molto importante. Parliamo proprio di trasporto pubblico, abbiamo accennato, penso anche in modo esaustivo, al piano di riqualificazione Sette Lacquare, non c'è più nulla da aggiungere, vero? Domani inizio, abbiamo detto tutto. E invece, la vostra visione di potenziamento del trasporto pubblico? Sul trasporto pubblico noi abbiamo adottato lo stesso schema che abbiamo portato avanti anche per la ciclabilità, quindi delle linee radiali che potessero collegare direttamente i quartieri con il centro cittadino, le due linee circolari e la linea M1, che è la linea principale che appunto collega la stazione con l'ingresso nord della città. Questo è uno schema che a me piace definire molto democratico, perché noi abbiamo sostituito le vecchie circolari che partivano da un punto, giravano tutta la città con delle frequenze ogni 60 minuti, con dei ritardi che si accumulavano corsa dopo corsa, con un sistema moderno. Non ci siamo inventati nulla, poi a me piace sottolineare questa cosa, è uno schema che funziona in tutte le città.
cioè dare la possibilità a un nostro concittadino di raggiungere tutti i punti della città con un solo cambio, ma in maniera democratica, cioè che valga per tutti i quartieri. Molto spesso mi viene fatto l'esempio della linea che noi abbiamo sostituito, che portava dal quartiere Stadio in ospedale, era una linea diretta, che chiaramente quei nostri concittadini trovavano molto comoda, ma era l'unico quartiere collegato direttamente con l'ospedale. Allora noi abbiamo detto dobbiamo dare pari opportunità e pari dignità a tutti i cittadini, tutti devono poter raggiungere l'ospedale e quindi mettiamoli nelle condizioni di poterlo fare. Quindi noi chiediamo di effettuare un cambio e di poter raggiungere tutti i luoghi in maniera sicuramente più veloce, economica e quindi conveniente. Assessore, per esempio sulle sue pagine Facebook, nelle settimane scorse ha scritto: salviamo i pedoni dai rischi di sinistri nelle immediate vicinanze di incroci altamente pericolosi, parlando dei parapedonali, no? Di quelle strutture metalliche che sono state messe in alcune zone della città. Anche quelle oggetto di critica. In realtà diciamo che lei o è stato molto fortunato o molto sfortunato, perché ogni azione che lei ha fatta subito è stata criticata, poi magari è stata anche accettata dopo, però subito ha mosso molto parlare nella città. E così anche le strutture parapedonali. Erano necessarie in tutti gli incroci metterle, perché erano veramente dei salvavita? Ma noi sicuramente abbiamo dato la possibilità ai nostri concittadini di attraversare incroci molto pericolosi in totale sicurezza. Se lei scorre quelle pagine, non lo farà adesso sicuramente, vedrà quello che c'era su quegli incroci. C'era una sosta selvaggia e non c'era la possibilità per i pedoni di poter attraversare. Poi c'era anche un tema di mancanza di accessibilità, barriere architettoniche, che quello comunque doveva essere risolto a prescindere. E poi c'è un altro tema, le parapedonali. Siccome a me piace molto parlare di sicurezza stradale e di rispetto delle regole, quante volte noi abbiamo visto un pedone non attraversare anche in prossimità delle strisce, fuori dalle strisce, attraversare in obliquo e quindi anche essere, non solo mettere a repentaglio la sua incolumità, ma anche quella degli altri. Allora le parapedonali servono anche a canalizzare i flussi dei pedoni verso l'attraversamento e per un maggior rispetto delle regole, quindi attraversare in totale sicurezza. Io credo che quel lavoro a distanza di anni, quando mi capita di passare in Piazza Mazzini e vedere anche le persone che chiacchierano sull'incrocio davanti ai negozi, ci restituisce un'immagine più ordinata e diversa da quella che abbiamo trovato. Le dà orgoglio vedere Lecce così come adesso? Io amo la nostra città e quindi sono orgoglioso del cambiamento che stiamo portando avanti. Sì, sicuramente sì, ho un pizzico di soddisfazione quando vedo che c'è dell'entusiasmo, perché sì, ci sono delle critiche, ci sono delle lamentele, perché non siamo tutti uguali, ognuno di noi ha un punto di vista differente, però ci sono anche tanti apprezzamenti che non possono che far piacere. Avete realizzato, sempre parlando di sicurezza stradale, che è un tema che lei ha sempre detto di avere molto a cuore, avete realizzato anche tante rotatorie, sia all'interno del percorso urbano sia extraurbano, vediamo anche quelle che sono in lavorazione sulla strada di San Cataldo. Sì, noi abbiamo mantenuto anche, come ci ha insegnato il nostro sindaco, sempre di promettere ciò che si può mantenere e mantenere ciò che si è promesso. Abbiamo realizzato delle rotatorie molto importanti che erano attese da anni, che oggi magari neanche più le immaginiamo, ma se andiamo a scorrere la cronaca della rotatoria di via Rogerone sulla strada per Frigole, una rotatoria che era attesa da decenni e che purtroppo ha visto diversi incidenti mortali, l'abbiamo realizzata durante il periodo Covid. Ne abbiamo realizzate diverse anche in città sull'asse di Viale Aldo Moro, andando a sistemare degli incroci molto pericolosi. Diciamo che Viale Aldo Moro è stato oggetto di una riqualificazione molto importante, così come Viale Giovanni Paolo II. E l'ultima rotatoria, che credo riapriremo in un senso di marcia già la settimana prossima, dopo la partita che ci sarà lunedì allo stadio, e la completeremo nelle prossime settimane. Anche quella era una rotatoria molto, molto attesa.
Questa è la terza campagna elettorale che lei sta affrontando. La prima, ricordiamo, portò poi all'altra zoppa, quindi si andò al voto dopo 18 mesi. I nostri spettatori ormai lo sanno a memoria, lo ricordiamo sempre, perché è importante comprendere perché si parla di due mandati in capo all'amministrazione Salvemini. Poi è stato rieletto nel 2018 e riconfermato col suo stesso assessorato, e questa è la terza competizione elettorale. Cosa trova di diverso in questa competizione elettorale rispetto alle precedenti? Se c'è qualcosa di diverso. Questa è una domanda a me personale, diciamo, cosa... Entrambe, a livello personale e a livello politico. Ma a livello personale trovo una differenza sostanziale, che è una prova di maturità, perché io sono stato eletto nel 2017 da neofita, nel 2019 con una piccola esperienza precedente appunto da consigliere comunale. Oggi mi sottopongo al giudizio dei nostri concittadini, non più per la persona ma per l'assessore, per quello che è stato il lavoro svolto, come è stato portato avanti, quindi con tutti annessi e connessi. Quindi sicuramente c'è un carico di tensione maggiore, però c'è anche la serenità, insomma, di essere stato sempre presente, sempre al lavoro, e quindi sono fiducioso. A livello politico, ne parlavamo a microfoni spenti, io credo che questa campagna elettorale sia partita un po' più a rilento rispetto alle precedenti, ma per il ritardo del centrodestra, ritardo nel quale hanno presentato il loro candidato sindaco. E quindi di conseguenza, quando non hai ancora l'avversario, tendi ad essere un pochettino più rilassato. Se non ricordo male, ci incontrammo in un'intervista, io le dissi la stessa cosa, no? Adesso che c'è l'avversario, poi si scaldano i motori, però il tempo stringe, siamo a un mese, quindi entriamo proprio nel clou, quelle che saranno le prossime settimane. Qual è lo rumor che sente in città? Sentite il calore? Verso il vostro programma, verso la vostra coalizione, verso il vostro sindaco? Questa è una domanda un po' più difficile, perché noi molto spesso tendenzialmente parliamo con le persone che magari sono nostri elettori, sono persone un po' più vicine. Un po' di parte, quindi. Sì, e quindi non si riesce, io sarei presuntuoso a dire che ho un polso della situazione. Viceversa, quando si fanno gli incontri nei quartieri, come quello di questa mattina, o le tappe che abbiamo fatto del Parliamone, lì magari si ha una percezione diversa. E accade anche un fenomeno molto strano, a me questa cosa piace raccontarla, come in uno degli ultimi incontri una cittadina che era molto scontenta, che ci faceva sempre un esempio sulla città di Zurigo dove vive sua figlia. Io dicevo: signora, però magari facciamo un esempio, ci sembra troppo penalizzante. E alla fine, dopo tutte queste osservazioni, dice: comunque io voglio dire che vi ho sostenuto, credo ancora in voi, in bocca al lupo, sarò dei vostri. Sembrava il rimprovero dei nostri genitori, però poi alla fine la carezza, insomma, di chi ci sostiene. Quindi questo c'è anche questi aneddoti, insomma, che sono curiosi, ecco. Assessore, siamo in chiusura. Pensandosi già nella prossima amministrazione comunale, quale sarebbe la prima cosa che farebbe nuovamente da assessore? Ma innanzitutto dovrei sapere quale dovesse essere la delega. Salvemini vince queste elezioni, lei viene, ovviamente sarà un consigliere suffragato, sempre per ipotesi, e le verrà riconfermata la delega. Io, è la prima cosa che farebbe? Io ho detto spesso in queste settimane negli incontri che il processo che noi abbiamo attivato sulla mobilità è un processo lento, di una modifica culturale, e quindi i 5 anni magari non garantiscono una percezione piena da parte dei cittadini. Mi piacerebbe raccogliere i frutti. Io ho portato questo libricino che ci tengo tantissimo, è la relazione di fine mandato, sono i 5 anni di lavoro del mio assessorato, e in quella relazione c'è il 92% degli obiettivi raggiunti. Molti potrebbero dire: per fortuna che non è arrivato al 100%. Ecco, a me piacerebbe colmare quell'8% e aggiungere tutto quello che di nuovo sarà inserito nel nostro programma elettorale. L'ultimissima domanda, i nostri telespettatori l'aspettano, questa è la mela avvelenata della politica: a chi la consegna e chi poi dovrà svegliare questo malcapitato? Quindi un po' tipo la mela di Biancaneve avvelenata, lei la consegna,
lì mi è capitato, si addormenta, ma qualcuno lo salverà. Chi? Questa è un po' complicato, no, un po' la Freud, diciamo. No, sì. Prima vediamo, infatti, la prima prova è vedere quanto ci mettono per capirlo. Non ho seguito le puntate precedenti e quindi... È il primo step, vedere quanto il mio ospite ci mette per capirla. Va bene, se non ricordo male... avvelenare qualcuno, a chi la dà? Se non ricordo male c'era un lieto fine. C'era. Certo, perché poi arriverà il terzo che salverà quello che lei ha avvelenato. Va bene, allora gliela possiamo dare a Salvemini se c'è un lieto fine. E chi lo salverà, Salvemini? Beh, tutti noi che siamo stati al suo fianco, ora uno nello specifico magari mi sembra eccessivo, però noi siamo una squadra molto unita e continueremo con lo stesso entusiasmo. Grazie mille all'assessore Marco De Matteis, grazie assessore, grazie mille. Grazie a voi per l'ospitalità. E a voi telespettatori, vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento di A Chiare Lettere, sempre per parlarvi a chiare lettere di tematiche vicine alla comunità salentina e anche a quelle che sono le realtà amministrative che presto andranno al voto. Grazie mille e buona visione.